Wagyu, è pronto? Venite a tavola, puttanesca di baccalà! Mamma mia, che specialità! Tieno, pochi prutusini, una coppa! E che boccio la vita! Mo' te la sola mangià, sta puttanesca di baccalà! Protagonista assoluto è o baccalà, e mo' vi faccio arrecreare! Prima di toccare il baccalà, però, partiamo già con il fondo che dobbiamo fare. Un extravergine in padella, ci andiamo a mettere gambi di prezzemolo e spicchio d'aglio, facciamolo rosolare piano piano. Nel frattempo che si rosola l'aglio, prendete i pomodori pelati e andate a schiacciare con le mani. Rosolato l'aglio e il prezzemolo, ce lo andate a togliere tanto bollino e ci andiamo a mettere giusto, proprio giusto, pochi secondi, olive e capperi. Mi raccomando, i capperi dissalati, eh! Non può mancare anche però un paio di acciughine che le facciamo proprio sciogliere all'interno. Dopodiché ci andiamo a mettere pomodoro pelato all'interno. Giusto un pizzichino di sale perché lo sapete, i capperi sono già belli salati anche le acciughe. Mo' girate tanto bello, ma raccomando, io qua ne vedete due di padella perché voglio io devo buttare un chilo di pasta. Quindi voi lo sapete, cucino per tanti, per tante persone. E allora, adesso facciamo cuocere almeno una decina di minuti a fiamma media e poi dopo vi faccio vedere che facciamo. Per fare però, insomma, questa puttanesca di baccalà, io vado a utilizzare però la parte questa qua della coda. Questa parte un pochettino più grassottella me la vorrei conservare, però c'ho anche questo pezzo qua, vedete? Questo pezzo qua per friggerlo, perché a Napoli si fa baccalà fritto, che alla fine lo muoio. Allora, adesso mi vado a togliere prima le spine dal baccalà. Per poi dopo che ho tolto le spine, io mi vado a togliere naturalmente la pelle di sotto, ok? Tolta anche la pelle e assicuratevi che non ci sono spine, andatevi a ricavare in pratica dei bocconcini di baccalà, ok? Dei pezzetti non tanto grandi, non tanto piccoli. Avete visto? Io non sono andata a soffriggere il baccalà, perché questo poi dopo si deve cuocere proprio. Senza una cottura violenta con l'olio bollente, lo andiamo a mettere praticamente gli ultimi 5 minuti nella salsa questa qui di pomodoro. Si sfranduma, buttiamo pa' grande e ci arriviamo. Vedi, mo' che la salsolina è quasi pronta, che mancano altri 5 minuti. O baccalà, lo facciamo cuocere veramente, veramente poco. Ce lo mettiamo all'interno e mo' cangoppa. Sapete che c'è la team? Bello con moglie e lo facciamo cuocere 5 minuti. Ormai il pesce si è cotto per quei pochi minuti, anzi, lo sto facendo spappolare. Poco sale, mi raccomando, veramente poco, perché il baccalà e tutta sta roba qua già sono belle, belli spinti di sale e la pasta come se calasse in diretta. E quando la pasta è ancora bella al dente, voglio buttatela in questo sughetto. Guardate che sto baccalà come si sta spappolando e com'è bella, mamma lo carmano. Guardate qua, facciamo stringere il sugo ancora un paio di minuti, mo ce la mettere. Lo poco poco il prutusino, voglio. Naturalmente adesso voi ne vedete pochi di paccheri qui, perché in quell'altra pentola volevano gli stessi paccheri con baccalà ma chini chini piccanti, e siccome mia figlia non ne mangia molto di piccante, non mangia proprio piccante neanche mia moglie, allora ho dovuto fare una padella extra e adesso questa qua è quella che presento a voi. Guardate qua come sta venendo bella. Adesso un altro paio di minuti che si stringe il sugo, impiattiamo e mangiamo. È pronto, guardate che bello sughetto, chi se proprio pa' scarpetta, a puttanesca e baccalà, o veramente da far recreare. E mo, l'ha già solamente assaggiato, ho finito pure, guardate qua, ma tutto qua, guardate un po', paccherò, andiamo in bocca, che se cosa c'è? Mamma, è com'è buono, mamma mia, un pezzo di baccalà. Mamma mia, la specialità, o veramente a fine lo muro. Fatelo pure voi. Tenete sempre occhio però con il sale e tutto, perché naturalmente è già bello spinto. Però voglio un bicchiere di vino e vi consolate. Un abbraccio a tutti, puttanesca di baccalà.